Bella ragazzi, qui Ron, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo su FC25 perché voglio provare con voi una nuova squadretta che mi sono appena fatto, che potrebbe anche essere utile a molti di voi che hanno appena incominciato col gioco, perché effettivamente costicchia abbastanza poco. Stiamo dentro ai 500k. Intanto vi chiedo come sempre un like, un commento, è importante perché oltre a questi video qua di FC sto organizzando e preparando tante belle cose anche con il Dreddone, con gli altri, per fare contenuti sempre differenti. Però per oggi andiamo proprio col tryharding vero e puro, in attesa poi che arrivino le varie VL, le varie cose. Questa è la squadra, signori. Tra parentesi ringraziamo Flocox che me l'ha consigliata, perché mi ha consigliato tutti i giocatori più buggati del momento in rapporto qualità-prezzo. In porta Martinez, Walker, Akanji, Van de Ven, Udoge. Davanti alla difesa Rodri. Esterni abbiamo Chiesa, Nico Williams, Guti un po' in mezzo al campo, regista dietro a Rashford e a Julian Alvarez. E tutto questo perché sto sbusticchiando qualcosa, più che altro per i contenuti, ma non voglio effettivamente buttarci dentro troppi soldi, e quindi sto cercando di mettere giù una buona base per poi portare avanti la squadra con i vari premi e con un po' di compravendita che sto facendo grazie all'aiuto di Simo, che ringrazio, che mi stanno un una mano per gestire le economie e spendere il meno possibile. Detto questo, andiamo un po' a farci del male. Siamo in Rivals, arriviamo un po' in ritardo per la settimana che ho dovuto perdere. Siamo in divisione 4 verso la terza, comunque iniziano ad essere divisioni non facili. Ci ho fatto veramente poche partite, mi sembra molto carina, molto clean, ma l'andiamo a valutare assieme. Prima partita contro Kebab Peloso. Minchia, sta già evolvendo mezza rosa. Da adesso in poi si diventa cattivelli. Nico e Chiesa sono veramente top, anche se costano effettivamente un pochino. Dovete stare attenti a tutti quelli che hanno il razzetto, perché lo sprint boost è importantissimo in queste prime fasi del gioco. Vai, Chicco. Chicco è partito. L'avevo data a Rashford comunque, eh? Mamma mia, che aborto, raga. Ma che stiamo a fa'? Buono. Con Nico che c'ha anche 5... di debole, ma va bene sprint boostare, ma l'hai lasciata a 50 metri sta palla. Bravo Nico. Nico Williams. Bravo Pirla. Co Diaz in faccia gliela tirata. Guti mette in pausa Kebab Peloso. Successo poco in questi primi 26 minuti. Due tiri a zero, potevano far meglio. Sì. Gran palla. Bello 1-2. Vai Chicchetto. Mamma Chicco come corre, ragazzi. Chicco! Ragazzi, un toro. Pum. Bello, fa un po' venire da vomitare questo primo POV. Dovrebbero diminuire i rimbalzi della camera, ma è figo. Gli esterni sono le mie punte di diamante. Ragazzi, magari no, eh? Io faccio una mossa perché l'ho appena sbloccato. Tolgo Alvarez, che l'ho visto un po' impacciato, e metto Thuram. Ok. È partito Chicco. Ma non ce ne abbiamo. Bella per Marcus. Rashi! Di potenza. Bene, bene, bene. Mamma mia. E datti una sveglia. Orco due, Nico. Orco due. Ho fatto la finta di tiro, ragazzi. Ci ho messo 4 minuti a farla. Adesso non so se perché Nico non ce ne ha o altro, ma se la faceva quando gliel'ho chiesta di fare, eravamo in porta meglio. Ottimo. E ancora stavo provando a vedere come funzionava il dribbling nello stretto. È devastante. Oh raga, mamma mia, l'ultimo. Gliela stavo regalando. Mamma mia, se mi piace rischiarmela lì, eh. E va che se ti prendono in controtempo e non switch in tempo l'omino, ragazzi, è finita. Ora che prende velocità e inizia a inseguirli, non ce la fai più. Guardalo. Naggia. Qua ci sta il tilt del Kebab Peloso. Buono, stiamo sbagliando ancora troppo, ma siamo all'inizio del gioco. Si vedono sprazzi di buon calcio misti a... dell'aborto. Con questa squadretta potete vedere anche voi qualche giocatore particolare. Tolto Chiesa e Nico, costano 130k, gli altri stanno tutti sotto i 100, quindi secondo me è anche accessibile ai tanti. A me ste scene nello spogliatoio mi gasano. Allora, eccola la difesa. In che
che senso Mbappé, Hansen, Putellas and Company, bro? No, dai, raga, però siamo in quarta. Difesa 5, sembrava una roba ancora mistica per me in queste divisioni. E full Mbappé and Company. Perfetto. Oh, là, iniziamo già. Vediamo. Porco due, già stavi per prendere il cazzo, bro. Vediamo se possiamo dirgli di comprare delle mani oltre a tutti i giocatori a fine partita o meno. Ferma Mbappé. Questa la passa la Hansen qua. Hansen Mbappé. Ma c'è Van de Ven. Non mollare Udoge. Non mollare Udoge. Bravissimo. Non mollarla la palla lì però, Gesù Cristo. Ok. Qua difesa 5 con Mbappé. Ma che siamo? Siamo già, abbiamo già finito. Già VL pura questa. È rimasta con la palla dietro. Ero in porta. Occhio al centro. Meno male, raga. Stiamo reggendo dignitosamente. Fuori gioco. No, è buono, Julian. Julian, è buono. Al 45esimo. La sblocchiamo, soffrendo. Turam, metà tempo, deve farselo. Ci stiamo comprando molto bene, ma c'è da soffrire qua. Porco Diaz. Occhio kickoff. Mamma mia, ragazzi, chi cazzo la ferma la Gram? Nico mi viene in campo. Bella la palla qua. Marcus! Fammi gol, Marcus! Fammi gol, cazzo! Potevo andare avanti un pelo. Go, chicchetto! Go, chicchetto! Arbitro, fallo intenzionale qua, eh? Infatti il giallo. Non mi fido, ma lo farò. Mi fido! Marcolino! Turam! Stuck! Batte Van Dijk e la Rolfo di testa. Ragazzi, per il momento super squadra, super performante al momento. Forse Julian Alvarez è quello che mi convince un po' meno. Per il resto, dei cazzo di missili. Per essere early game, tra l'altro, e spendere così poco. Ah, oddio. Non ci credo. Ah! No, raga. Mi ha mosso bene il portiere. Mi ha mosso super bene il portiere qua. Una mano che c'è Mbappé. Non va Mbappé. Glielo possiamo dire. Glielo possiamo dire. E shoppati un paio di mani a sto punto. 2-0 contro la squadra definitiva. Cioè, definitiva no, ma... Porco due. Dai, 10 tiri a 3, va, devastato. Quest'anno non streamando neanche, è molto più chill per me da vivere il tutto. Voglio godermi un po' il gioco senza avere la pressione della live, delle VL in live, di dover performare. Ce la chilliamo in fin dei conti. Buona difesa, 5 e mezzo con Griezmann davanti. Se avete qualche Evo da consigliarmi, ragazzi, fatelo, perché sull'Evo non ci ho mai pastronato più di tanto. Oh no. L'ho trovato quello forte. Doveva arrivare. Niente, Griezmann. Griezmann. Porco due, mi ha preso in controtempo tutti 3 volte. Guti! Orco demonio! E va, ormai quest'anno non vanno più passaggi se si è girato storto. Bello Marcolino come si è girato. Marcus Rashford, Marcus Thuram. I marchi in attacco. Anche lui... usa molto gli sprint boost. Da una certa divisione in poi, raga, tutti inizieranno a usarlo perché è troppo efficace. Il problema è che stanno a una certa iniziano a usare tutti quanti anche la difesa 5. Quella un po' meno gradevole. Ma questo era un po' fallo, signore. Occhio. Go. Pollo io. Pollo io che non ho marcato lì al centro bene. Dai. Forza, Nico. Bravi, raga. Bravo, Julian. Alvarez è tipo un Diogo Jota senza 5 di debole, in fin dei conti. Carino. Non ha il razzetto, però... finalizza ogni tanto. Mamma mia. Walker. Dei 3 di oggi è sicuramente quello più in forma. Troppa gente qua, ragazzi. Bravi. Mamma mia, Chicco è partito. Potevo fare meglio. Potevo sicuramente fare meglio. Ma hanno fatto dei movimenti strani. Uno mi è finito dentro il portiere e l'altro non l'ho perso. Chicchetto.
e sbaglia il passaggio. Marcus la tocca. Lupi ogni tanto lo prova e ogni tanto gli entra. Ehi. No, Van de Ven gliel'ha regalata. Bravo, gliel'ho spostato bene. Sapevo che l'avrebbe tirata lì. Un po' Polli. Non sto capendo niente. My bad. Non sto capendo. Meno male. Easy. È stato un momento di caos personale. Ottimo. Gonico. Dai raga, chiudiamo la partita. Una vera squadra deve anche saper soffrire. Vabbè, è quitta. Tre game belli tosti. A una win dalla divisione 3, che non giocherò ovviamente adesso, perché non vorrei chiudere il video con una sconfitta, essendo la partita per andare oltre di divisione. Come vedete, per arrivare in divisione 3 regge tranquillissimamente. Di questi forse Julian è l'unico che non si vede essere così prorompente, avere quelle caratteristiche particolari, mentre tutti gli altri mi hanno dato buoni feeling per il momento. Ovviamente saranno da migliorare. Spero che possa servire a qualcuno se vuole avere qualche suggerimento per qualche giocatore. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commentino. Noi ci vediamo presto con tanti altri video, quindi pronti, e iscrivetevi a questo canale. Da Ron per oggi è tutto, alla prossima.